però come questo va, mi va bene questa considerazione che è puramente politica, però ovviamente se c'è una riflessione da fare manteniamoci allora a quello, è l'obiezione di coscienza, su questo siamo d'accordo o c'è qualcos'altro? No, beh, no, vabbè, io direi che... Consultori, che ne so, cioè c'è qualcos'altro che frena la legge, secondo lei? Che No, oggettivamente mi pare che oggi l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza sia funzioni abbastanza. Quindi il vero ostacolo è l'obiezione. L'obiezione di coscienza oggettivamente è un ostacolo. Oggettivamente ritengo che all'interno della normativa 194, se ci sono... la scienza ci propone nuove metodiche legacy RU e quelle devono essere, come dire, applicate. Quindi, esatto, la liberalizzazione, tradotto liberalizzazione d'accesso, corretto? Ma sì, assolutamente, ma guarda, ma io la metto sul piano medico, cioè è come dire che una volta la colecisti si operava tagliando, oggi la colecisti si opera in endoscopia, perché? Perché il progresso scientifico ci dà nuove metodiche. Allo stesso modo l'interruzione volontaria di gravidanza, se abbiamo nuovi strumenti meno invasivi per farlo, all'interno del quadro normativo della 194 per me non esiste motivo di discussione. Si adottano i nuovi strumenti. È chiaro. Senta, cosa pensa del caso Fini Tulliani e che sentimenti prova per la signora Tulliani? Guardi, questa è una... penso che sicuramente è stato montato come la palla un caso che probabilmente ha dimensioni molto 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 più ridotte di quello che ci hanno proposto i giornali. Poi devo dire anche il periodo dell'anno si è prestato molto, perché è stato veramente una roba da ombrellone, quindi insomma diciamo che se fosse successo in dicembre con la finanziaria non credo avrebbe avuto questo spazio. E dopodiché io ho sempre, come dire, grande solidarietà quando tutte le questioni personali, familiari eccetera vengono sbattute con questa violenza sulle pagine dei giornali, in modo particolare alcuni giornali ne fanno proprio una linea editoriale di utilizzare questi strumenti anche volgari, di sbattere sulle prime pagine la vita personale, la vita privata delle persone, e questo non può che vedermi comunque solidale con chi viene messo sulle pagine dei giornali in questo contesto. Ma Fini, scusi la domanda diretta, Fini ha chiarito abbastanza dal punto di vista di Chiara Moroni, punto? Sì, secondo me ha chiarito abbastanza, e devo dire la verità, rimane, capisco che mi rendo conto, siccome sto a spiaggia anch'io, ascolto le chiacchiere da spiaggia, che sono sempre molto indicative, mi rendo conto che la gente non fa la differenza sul fatto, che però è sostanziale, sul fatto che non trattasi di soldi pubblici. Quindi c'è una grossa differenza. Sì, non c'è... ha detto chiaramente. Non c'è dubbio, ma questo va, non è affar mio, fa affare di Fini, ma questo va ribadito, perché repetita Juvent, sennò sembra che parliamo di chissà quali soldi, invece parliamo di cose tutto sommato private. E quindi, assolutamente, questo... perché attiene poi alla gestione interna di AN, lì sono problemi loro, però senta, di soldi pubblici. Come lei me l'ha servita su un piatto d'argento, la domanda a questo punto gliela posso fare. Lei si considera ovviamente ancora PDL, e c'è ancora però Verdini coordinatore, che invece non dai magistrati, ma anche dai magistrati, ma soprattutto dalla Banca d'Italia, perché lascerei fuori i magistrati che non sono certo quelli che possono da solo decidere dell'eticità di una persona, però la Banca d'Italia ha fatto forti critiche alla banca di Verdini e rilievi sul riciclaggio. Essendo lei ancora PDL, su Verdini mi deve dire se può ancora rimanere in carica o no, secondo lei. È liberissima di dire quello che pensa, eh? No, ma vedi che io ho fatto una scelta politica per essere libera di dire quello che penso, quindi vedi che lo faccio con grande tranquillità. Cioè, se lei fosse Verdini, cosa farebbe? Se io fossi Verdini mi dimetterei. Perché credo che, come dire, darei una prova di
cose di etica politica e pubblica e personale, questo l'ho detto anche nel mio intervento alla Camera sulla questione del sottosegretario Caglione, non è un problema di rilevanza giuridica o penale, è un problema di opportunità politica. L'opportunità politica conta, conta molto. Certo, certo, assolutamente. Poi guardi, io vengo anche, se non anagraficamente, però culturalmente, io vengo da un'epoca politica, quella della prima repubblica, in cui la stragrande maggioranza dei dirigenti, dei partiti, eccetera, nella vita facevano quello, e facevano quello al 100%, facevano quello e basta. Cioè, mio padre non faceva un altro lavoro. Certo. Sono quelle e basta, quindi come dire, credo che anche vogliamo ribadire che suo padre, scusi se la interrompo, perché YouTube ha un target molto giovane, vogliamo ribadire che suo padre non ha preso una lira, che suo padre è stato, la sua è stata una forma di protesta estrema, se possiamo permetterci di dire questa frase, quindi che suo padre non ha preso nulla, cioè che i soldi se ci andavano andavano al partito ma non ai dirigenti, e non sempre sono poi andati al partito e non sempre ci sono stati reati, possiamo dirlo? Assolutamente, tra l'altro ci sono altri reati, nel senso che poi alla fine mio padre è stato poi giudicato innocente, perché poi esatto. È stato proseguito. Ma non tutti lo sanno, cioè non diamo per scontate le cose, è bene ricordarlo. Certo, assolutamente. Anche perché lei è anche qui per ricordarlo. Senta, le faccio un'ultima domanda, qualcuno può dire, ma in fondo del PDL, mi ha detto, in fondo la Moroni, una brillante, una comunque che sui giornali insomma è stimata, eccetera, perché non si è impegnata nella PDL, magari nei club con la Brambilla? Perché non ha giocato ancora una carta? Perché, come dire, ognuno gioca le sue carte in un gioco in cui si trova, per così dire. Cioè non si può giocare a risico se gli altri giocano a Monopoli. Lo sintetizzo in questo modo. Perché il PDL ha preso una direzione troppo lontana da me, cioè la Brambilla, io è una persona diversa da me, è un modo di fare politica diverso da quello che conosco io, è un partito diverso da quello, non solo della mia storia, che vabbè è tutt'altra, ma perché veramente io ho profondamente maturato l'idea che non ci siano i margini nel PDL per costruire un partito libero, libertario, riformista, che ci sia questa un po' aria impositiva, come ho detto, certo, scusa, poi, unico. Certo, certo, scusi, poi quali sono i contenuti del club? Non si è capito, cioè vogliono organizzare, ma poi i temi politici quali sono? Non sono molto chiari, è corretto? No, ma infatti quello che io ho chiesto, devo dire, prima di maturare definitivamente la mia scelta, è stato questo: qual è la proposta politica? Perché il problema è che quando uno fa politica, poi alla fine su questo si deve misurare, cioè, o deve misurare anche qual è il livello e il grado della sua appartenenza a un gruppo, a un partito, a un'associazione, a un movimento. E purtroppo, quando io dico che sia un po' esaurita la spinta riformista, sia anche un po' esaurita la proposta politica, nel senso che un conto è l'organizzazione, che va benissimo, si può fare i club, le sezioni, seggi elettorali, qualsiasi, non è un problema, discutiamo di qual è l'organizzazione migliore, ma l'organizzazione non è il tutto, l'organizzazione è lo strumento per veicolare sul territorio alle persone, ai cittadini, ai giovani, alle donne, agli uomini una proposta politica. Qual è la proposta di visione a lungo periodo per questo paese? Un partito che si candida ad avere quasi la maggioranza assoluta a governare questo paese deve dare una direzione a questo paese. Ascolta. E questo manca, purtroppo mi spiace dirlo, ma manca del tutto.